con Simone Lolli, coordinatore generale di questo Rieti Danza Estate, che è un po' l'appendice del PID, del nuovo PID, Premio Internazionale di Danza, che rientra all'interno di questo grande progetto che è Rieti Città della Danza. Quindi finiamo in bellezza anche per questa competizione estiva, che è uno stage più una competizione naturalmente. Abbiamo moltissimi concorrenti, Simone. Sì, circa 400 concorrenti, e siamo molto soddisfatti dell'esito di questa edizione, concorrenti sia dall'Italia che dal resto del mondo. Infatti ci sono concorrenti dal Brasile, dall'Estonia, che continuano ad apprezzare il nostro concorso. Ecco, ma anche quest'anno quindi sono stimati addirittura 1000 persone. Sì, esatto, nei 3 giorni Rieti ospiterà appunto oltre 1000 persone tra partecipanti e accompagnatori, e questo è una grande soddisfazione per noi. Come al solito, giuria e docenti di grido, di rilievo. Sì, siamo soddisfatti anche della giuria di altissimo livello, che vorrei nominare il maestro Oliver Mazz, la maestra Lucia Geppi, il maestro Alessandro Bigonzetti, il maestro Gustavo Ramirez Sanzano, il maestro Isan Rasten e il maestro Edoardo Zunica, una giuria internazionale che appunto darà un grande lustro al nostro concorso e agli stage. Edoardo Zunica, che torna di nuovo dopo il PID, naturalmente. Esattamente, il maestro Edoardo Zunica, che già è stato giurato nel PID, Premio Internazionale Danza, che si è svolto in aprile, e siamo contenti di riaverlo con noi. E quindi dicevamo, insomma, un bel premio, una bella manifestazione che appunto si conclude, insomma, con il Rieti Danza Estate, questo progetto Rieti Città della Danza, che comprende sia il PID, Premio Internazionale di Danza Città di Rieti, sia il Rieti Danza Estate. Insomma, davvero adesso possiamo fare dei bilanci, no? Esattamente, si conclude con grande soddisfazione il progetto Rieti Città della Danza. A tal proposito vorrei ringraziare il Comune, che ha patrocinato l'evento, la Fondazione Varrone, che ha dato un contributo fondamentale, la Fondazione Flavio Vespasiano, l'Unindustria, la Commercio e la Sodanza. Senza di loro sicuramente l'evento non sarebbe stato possibile realizzare l'evento, per cui rinnoviamo i ringraziamenti a tutti gli enti che ho nominato. Simone, progetti per l'anno prossimo, sicuramente un altro progetto Rieti Città della Danza, no? Sicuramente Rieti Città della Danza, nuovamente in aprile il PID e appuntamento immancabile in luglio il Rieti Danza Estate. Non mancate.